Siamo con Luca Runga, uno dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista di Democrazia e Territorio. Sono il presidente del Comitato Civico del Rione IACP. Fondato per quale finalità? Sì, allora il Comitato ha la finalità di tutelare tutti i diritti dei residenti del quartiere nei confronti della pubblica amministrazione e delle istituzioni, e quindi salvaguardandone i diritti e ponendo in essere tutte quelle attività affinché si migliori la qualità della vita. Quali sono stati i risultati dell'attività di questo comitato? I risultati sono stati pari a zero. Perché non abbiamo avuto da parte dell'amministrazione nessun tipo di risposta, ma quando dico nessun tipo di risposta mi riferisco al fatto che nemmeno l'ultimo dei consiglieri di questa amministrazione si è degnato di venire in questa zona, di venire dal comitato e venire a bussare alla porta dicendo: ma cosa sta succedendo qua? Cosa è? Cosa sta succedendo? Cosa state denunciando? Cos'è che non va? Ma allora i politici in questa zona non vengono mai? Non è che non vengono mai, sono assenti per un lungo periodo, ma si ripresentano solo ed esclusivamente nel momento della tornata elettorale, perché questa area che rappresenta per loro un grandissimo bacino di voti, ma sono sostanzialmente tutti voti basati sulle clientele di vario genere. Ah, io guardo quest'area dedicata ai bambini. Mi sembra un po' abbandonata, o sbaglio? No, lei, ma non è la prima volta, è totalmente abbandonata. E a proposito di abbandono, lei come comitato, oltre a questa zona, ha anche segnalato la presenza di quella struttura. Cosa doveva essere e che cosa è? Sì, doveva, almeno sulla carta, doveva essere un mercatino rionale, e con questi soldi il progetto prevedeva anche la riqualificazione dell'intero quartiere. Quindi mercatino rionale, ma con un arredo di tutto punto, quindi con parco giochi, parliamo di rifacimento di fognature, rifacimento di strade, parliamo di rifacimento marciapiedi. Che cosa è stato fatto? No. Come si può vedere, si può notare, dopo 5-6 anni che sono passati, nulla. Ecco, a proposito di campagna elettorale, lei risiede in questo quartiere? Sì. Da quanto tempo? Da ottobre 81. Quindi un bel po'. E quello che diceva il candidato Luca Runga, sì, a proposito dei politici che vengono a pescare voti in questa zona, sì, è vero? Sì. Sono da anni che vengono sempre, quando stanno in votazione si fanno vedere tutti. Promesse? Promesse, sempre promesse di tutti i modi, però mai realizzato niente. Quindi a questo punto voi avete deciso di rappresentarmi? Scegliere noi un candidato.